Fisher Super Light. 3.10. X Super Light. Fuori pista, così sulla neve morbida, polverosa, non nessun problema. Dove la neve diventa un pochettino più dura, invece ha tanti problemi. Poca struttura, quindi appena provi a cercare di fare la curva, lo sci non risponde. Anzi, brutte risposte, diciamo. Uno sci che, nonostante la larghezza ridotta rispetto ad altri modelli che abbiamo provato oggi, non si comporta male. Sulla neve che comunque è diventata un po' più facile, io l'ho provato verso fine giornata, però devo dire che si è comportato bene. Pensavo peggio, sinceramente, guardando la struttura avevo qualche pregiudizio, invece dopo sciandoci sopra non mi ha deluso. Anche in pista si comporta anche abbastanza bene, ha una sciancratura normale. Non lo consiglierei a chi è più esperto e vuole sentire una gran risposta anche in neve fresca, però per fare i primi avvicinamenti fuori pista e comunque per una categoria media, di sciatori media alta, è consigliabile.